Siamo lodati Gesù e Maria. Stiamo celebrando la terza messa, il giorno della commemorazione di tutti i fedeli defunti, una messa molto bella, le cui letture, la prima è il Vangelo che abbiamo ascoltato. Il Vangelo ci riporta, penso che abbiate fatto caso, alla celebrazione di ieri. Questo è il Vangelo che si legge nella festa di tutti i santi. Quindi il Vangelo ci fa vedere chi sono quelli che hanno preso veramente sul serio la vita cristiana, sono diventati santi. Quindi non sono i festeggiati di oggi, sono i festeggiati di ieri, stanno in paradiso, stanno già godendo la pienezza della gloria. Mentre la prima lettura, invece, è visto, no? Ha parlato delle anime dei giusti, che sono nelle mani di Dio. E queste anime dei giusti, però, ci viene anche detto, che subiscono castighi e che in cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici. Si capisce subito, no? Castighi e una breve pena. Però sono anime giuste. Chi sono? Sono quelli che non sono riusciti, cioè o non hanno voluto o non sono arrivati alla santità in questo mondo, e quindi sono santi, ma hanno da passare attraverso la purificazione del purgatorio, che sono i festeggiati di oggi, sono quelle anime che hanno raggiunto la salvezza. Di questo sapete che le anime del purgatorio si chiamano anche anime sante, quindi qui le chiamano le anime dei giusti, ecco. Però hanno ancora bisogno di un tempo di purificazione. Ora, se ricordate, durante la festività dei Santi, ho letto anche diversi stracci della Gaudete et Exultate di Papa Francesco, l'esortazione alla santità. Vi ricordo una cosa che il Papa ci diceva, no? Perché la vita è nelle nostre mani, quello che diventeremo dipende fondamentalmente da noi. Vi ricordate il Papa che diceva: i Santi sono quelli che non si accontentano di una vita mediocre, una vita grigia, capito? Sto vicino al Signore, però non troppo. Dovessi avvicinare troppo, che dopo, capite? Mia madre diceva, se dovesse fare male alla troppa puzza della cera, capito? Quindi mi avvicino, però non troppo, capite? Hai visto in alcune chiese, non so se lo fanno anche qui, cioè qui poco, perché qui gli uomini non si arrabbiano, in chiesa li vedo poco, ma in alcune chiese gli uomini stanno sempre seduti in fondo, vicino alla porta. Perché se si avvicinano un po' troppo, forse si è capito che pare che poi si contaminano, cioè deve essere qualche batterio vicino, troppo vicino alla chiesa, no? Ma questo è proprio l'immagine di quelli che stanno un po' così, ma fa una vita non bella. La vita di un santo è una vita bella, e quando la vita è così e così, è chiaro che dinanzi alla maestà, alla grandezza, alla santità di Dio, c'è bisogno di un tempo di purificazione. Io vedo i ragazzi del catechismo, cioè, sapete, sono le domande tipiche: chi ci va al purgatorio? Al purgatorio ci vanno appunto le persone che sono morte in stato di grazia, quindi in grazia di Dio, ma hanno da purificare perché hanno commesso un certo numero di peccati veniali. C'è un po' di catechismo, ogni tanto va bene, oppure perché hanno commesso i peccati mortali, ma hanno chiesto perdono al Signore attraverso il sacramento della confessione, quindi anche se non erano giusti, si sono rivestiti della giustizia di Cristo. Paradiso ci vanno le anime che hanno praticato la vita cristiana perfettamente o in grado eroico, ci dice la Chiesa. E all'inferno chi ci va? All'inferno ci vanno quegli sciocchi che si sono voluti andare, cioè che hanno chiuso il cuore fino alla fine all'amore e alla misericordia di Dio. Quindi anche se non erano, se uno non è giusto, ma ho fatto un sacco di peccati, non c'è nessun problema. I problemi li hai creati a te, perché se pecchi ti autocondanni a una vita infelice, ma se vuoi smettere vai al confessionale, fai un esame di coscienza, fai un bell'atto di contrizione e la vita può ricominciare in qualunque momento. Questa è anche la bellezza della nostra fede cristiana, no? Allora facciamo così, in questi altri 2-3 minuti che ci restano, vogliamo vedere un po' chi sono le anime del purgatorio, perché nel paradiso, nel Vangelo stanno i santi. Allora le anime del purgatorio sono andate così così. Gesù dice: beati i poveri in spirito, che sarebbero gli umili. E il purgatorio non sono proprio umili al 100%, ma sono un po' superbi, non sono proprio umili, ogni tanto un po' superbi ci stanno, ecco. Non sono amanti della povertà evangelica, ma insomma qualche sfizio se lo sono voluto prendere, qualche attaccamento ai beni di questo mondo c'era stato, ecco. Poi ci stanno i miti sono quelli che sono sempre tranquilli, non si arrabbiano mai. Se ogni tanto mi arrabbio un po', mi tocca fare un po' di purgatorio, non ci sta niente da fare, perché l'ira è un vizio capitale.
Poi ci stanno quelli, oh, quelli che piangono, gli afflitti. Gli afflitti non sono i piagnoni, sono quelli che hanno la capacità di piangere profondamente su se stessi, sui nostri, perché questa è una grazia grande. Voi sapete che il perdono dei peccati ci viene attirato dal pentimento. Quando uno è proprio pentito, pentito, Dio lo perdona istantaneamente. Il pentimento perfetto, insegna la Chiesa, distrugge anche tutte le conseguenze dei peccati. Se non fossimo capaci di pentirci profondamente dei peccati che abbiamo fatto, non ci servirebbero neanche le indulgenze, capite? Invece chi piange un po' poco su se stesso, che anche a volte c'è un cuore un po' duro, perché guardate che piangere non è un segno di debolezza, sono dei pianti che sono segni di debolezza, ma sono anche dei pianti che sono segni di nobiltà d'animo, capite? Perché se uno piange di compassione su un dolore altrui, questo non è debolezza, questa è virtù, è misericordia, è compassione, no? Poi, quelli che hanno fame e sete della giustizia, i santi proprio volevano proprio diventare santi, ecco, vuol dire fare sede della giustizia, invece quindi uno si può accontentare della vita un po' più tiepida, un po' più mediocre, un po' più basso. Poi i misericordiosi vanno in paradiso, cioè quelli che hanno compassione, quelli che fanno tante elemosine. San Pietro dice che la carità copre una moltitudine di peccati, e quelli che stanno un po' più allora hanno fatto un po' di meno. Poi puri di cuore, la purezza è una cosa bellissima, sapete che la purezza c'è nei pensieri, nei desideri, nel linguaggio. Attenzione che l'impurità del linguaggio non sono soltanto quando facciamo i discorsi osceni. Oggi sta pieno, no? Il turpiloquio, la blasfemia, le chiacchiere, i pettegolezzi, sono tutte impurità del linguaggio, sono tante cose brutte che sporcano la nostra anima. Poi gli operatori di pace, quelli quando diventi in paradiso. Chi non semina discordia, chi non semina contese, cerca sempre di tessere il bene. C'è un altro passaggio nella lettera, nella esortazione, ce ne sono tanti, del Papa, dove raccomanda: impara a guardare sempre il bene nel prossimo, anche nelle persone che sembrano cattive, perché si costruisce così il ponte, la pace tra le persone. Io non mi ricordo chi, forse qualcuno dei miei genitori mi diceva: ricordate che anche attraverso il più ignorante o il più cattivo delle persone, ricordati che c'è sempre qualcosa di buono e c'è qualcosa da imparare. E infine i santi sono perseguitati perché erano santi, quindi sono stati capaci di soffrire per Gesù. Ecco, quindi quanto siamo capaci di soffrire per Gesù è la misura con cui lo amiamo. I santi, sapete che tra i santi si distinguono soprattutto i martiri, quindi quelli che mica hanno scherzato, che sono fatti ammazzare, hanno versato il sangue, insomma, di Gesù. Bene, rivolgiamo in questi giorni il pensiero a queste anime, ecco, del purgatorio, che hanno bisogno del nostro aiuto. L'ho detto anche durante le scorse messe, visitiamo in questi giorni il cimitero, fino all'8 novembre basta visitare il cimitero in eterno riposo per tirare fuori ogni giorno un'anima del purgatorio. È una cosa grossa, Ricordate che se noi qui preghiamo per i defunti e aiutiamo i defunti, quando saremo morti qualcuno pregherà per noi. Ma se noi qui facciamo niente, saremo morti e saremo dimenticati da tutti, e se Dio vuole ci saremo in purgatorio fino all'ultimo spicciolo, come dice Gesù nel Vangelo, perché quello che si fa si ritrova e quello che si semina si raccoglie. La carità fatta ai defunti non si vede, cioè perché se tu aiuti un poveraccio, quello ti ringrazia, sta tutto contento, ti sorride perché magari mangia quel giorno. Se tu fai una messa per il defunto non si fa sentire, non parla, non ti sorride. Ma se tu sapessi quanto l'hai fatto contento e quanto è grande quell'opera, ecco, ne faresti dire molte le messe per i defunti, e faremo molte opere buone per loro, perché non possono aiutarsi da soli, hanno soltanto bisogno del nostro aiuto. Affidiamo questo mese a Maria Santissima e anche tutte quante queste anime che hanno un occhio di riguardo particolare da parte della Madonna, che ne ha grandissima pietà e compassione. Chiediamo a Maria Santissima, anche attraverso quest'ultima messa che stiamo celebrando, perché pare che questa è una cosa che alcuni santi hanno detto, che in questo giorno la Madonna scende e se ne porta un po' in paradiso, per tutte quante le messe che vengono celebrate, specialmente quelle che sono state a lei più devote, e che anche in questa santa messa vi affidiamo. Siano lodati Gesù e Maria. Amen.